Che cosa rappresenta questa 61esima edizione del PRI per la città di Torino? Ma intanto è una riconferma del fatto che c'è un rapporto particolare fra il PRI e la città di Torino, se non sbaglio è la quarta volta che si fa in questa città, credo sia il segno di un rapporto direi antico, quasi viscerale che c'è fra Torino, la televisione e il cinema, quindi insomma è una conferma e anche un buon punto di partenza per un futuro che soprattutto con l'evoluzione tecnologica è tutto da scrivere. In platea sembravi alto, ma sei veramente alto. La prima domanda sarebbe altezza. Guarda, è una domanda alla quale mi sono preparato a rispondere. Per anni ho studiato e con l'ausilio di moderne tecniche siamo riusciti a capire che la mia altezza è di 200 centimetri. Ok. Senti, com'è stato invece presentare la serata di stasera e inaugurare ufficialmente il 61esimo PRI Italia? Allora, a parte gli scherzi, è stata una serata importante, emozionante. Dei passaggi della serata, specialmente quando è stato suonato Gershwin, è stato realmente emozionante. Ecco, in quei momenti mi veniva da dire io c'ero, cioè qualcosa da raccontare a chi non ha potuto godere di questa bellezza. Fortunatamente c'erano le telecamere della RAI di Torino e quindi molti potranno godere di questo momento realmente unico.